E ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui con me su Distraction Atlas. Episodio di Erna appunto fondamentale. Parliamo di una partita 3-3-4 versus 4-3-3B. Porca miseria, che inizio! Ovviamente noi siamo in trasferta con un 4-3-3B. Il nostro valore di rosa è 113, il loro è 102. Tuttavia giocano in casa allo stadio livello 3, quindi sono comunque sia molto forti. Molto forti, assolutamente da non sottovalutare. Infatti, il punteggio è di 2 a 2, incredibile. Punteggio 2 a 2 alla fine del primo tempo, incredibile, ragazzi. Vorrei inoltre annunciarvi che a brevissimo inizierà un torneo degli iscritti con Genoveffo. Quindi, per chi lo conosce, un altro youtuber italiano di Online Soccer Manager, faremo un ottimo torneo tutti insieme. Quindi sarà un grandissimo modo per poter fare appunto un qualcosa di grande a livello italiano. Siamo comunque sia vincitori in questa partita molto complicata, devo dire, nonostante io pensavo di vincerla in scioltezza, così non è stato. Abbiamo vinto comunque sia, dominato sotto il punto di vista del possesso, delle zone di azioni, tripletta di Rafinha, siamo tutti contenti. Classifica, ragazzi, adesso ci sorride perché siamo al terzo posto. Ci siamo ripresi dopo un inizio appunto molto buono, poi due partite appunto contro i più forti che hanno lasciato molto a desiderare, perse perché non ho potuto mettere la formazione, ma adesso ci siamo ripresi. Come vedete, queste sono state le due partite che hanno forse sancito la fine dei miei sogni di primo e secondo posto, però poi abbiamo fatto 17 punti in 7 partite, quindi un ottimo, ottimissimo rullino di marcia, grandissimo attacco e grande difesa. Come avete visto, ho subito semplicemente 2 gol e ne ho fatti appunto 4, 5, 10, 13, 16. 16 gol fatti, 2 gol subiti, 17 punti fatti. Appunto, siamo andati forti, molto molto forti. Adesso abbiamo degli scontri diretti contro il quinto e appunto il sesto, quindi sarà fondamentale portarle a casa. E andiamo a vedere come ho settato il mio 4-3-3B, chiaramente fasce e chiudere gli spazi, offensivo, passaggi rapidi, marcatura zona, no fuorigioco. Con l'arbitro che era appunto azzurro siamo andati aggressivi e appunto, come vedete, qui c'era invece la schermata che vedete nella didascalia del 4, del 3-3-4 che era del mio avversario. Quindi insomma, ragazzi, un'ottima partita, ottima davvero, ci siamo veramente comportati bene. Spero appunto di vedervi nel torneo degli iscritti appunto che faremo a breve in collaborazione con Genoveffo e ci vediamo nella prossima appunto partita, scontro fondamentale contro un ottimo giocatore che è alla sesta posizione con un'ottima rosa e ci vediamo appunto a brevissimo e ciao ragazzi!